più obiettivi nell'affrontare concretamente quello che accade. Quello che contemporaneamente accade alla diffusione della notizia di Edmondo Cirielli, dell'onorevole Edmondo Cirielli, quale candidato alla presidenza della regione Campania per il prossimo maggio, si è diffuso nell'agro anche la notizia della nascita di una cellula del nuovo partito fondato da Matteo Renzi, Viva Italia, anzi Italia Viva. E sembra che fra le tante cittadine a Pagani ci sia già qualche uomo politico che da subito abbia dato la propria disponibilità a rappresentare tale nuova organizzazione che si affaccia sullo scenario politico. Il rappresentante sembra che sia un ex consigliere comunale, Pasquale Sorrentino, già azzurro, poi Fratelli d'Italia, alle ultime inserito fra i civici che hanno appoggiato fino al ballottaggio Salvatore Bottone, ed oggi sembra essere diventato renziano, almeno stando a quanto si dice fra i corridoi e i sussurri della politica, che dapprima sembrano delle fake news, ma subito dopo diventano, pur apparendo irreali, notizie certe con rappresentanti talvolta politiche reali. In verità il mese di maggio sembra molto lontano, mancano infatti circa 8 mesi alla fatidica scadenza elettorale per le regionali e ovviamente per la elezione del Presidente della Regione. Maggio sembra lontano, ma così lontano proprio non lo è, almeno per quanto attiene la politica. Vedi accordi elettorali già chiusi per l'Umbria, ed ora possibili decisioni sui candidati con chiari e prevedibili accordi anche in altre regioni. In queste regioni c'è anche la Campania, alla quale nelle ultime ore l'assemblea regionale del partito Fratelli d'Italia e i vertici nazionali con Giorgia Meloni in primis hanno designato ed indicato l'onorevole Edmondo Cirielli quale futuro candidato presidente di Fratelli d'Italia e si presume forse anche di tutto il centrodestra. Da qualcosa ha suscitato già entusiasmo nelle file del centrodestra di Pagani e dell'agro nocino sarnese, fra le quali sicuramente saranno chiamati a candidarsi esponenti politici. Vedi fra i tanti Massimo D'Onofrio e Giuseppe Fabbricatore, e tanti altri che con entusiasmo hanno appreso dalla responsabile nazionale, come dicevamo, Giorgia Meloni, l'indicazione a presidente dell'onorevole questore, nonché generale dei Carabinieri, Edmondo Cirielli. Lavorare, ha affermato subito dopo la sua indicazione l'onorevole, per creare i presupposti per la verità già esistenti, per una coalizione forte, compatta, presente sui problemi e capace, con il lavoro politico ed amministrativo, di sconfiggere un'altra eventuale candidatura anche in Campania, Partito Democratico 5 Stelle. E avrei molte altre cose da chiarire, ma in un incontro fatto qui, presentammo un libro in una campagna elettorale che pure durante le primarie ci vide su parti opposte, nel senso che si può stare dentro un partito e non pensarlo allo stesso modo e votare alle primarie in modo diverso, come accadde a noi nel 2012, ma mantenere